Ciao ragazzi! Ciao! Siamo tornati, o meglio... Buon Ferragosto! Lei è tornata. Buon Ferragosto, giusto. Video speciale di Ferragosto, il ritorno della Sara. Che non è ancora per i pronostici, quello nei prossimi giorni, ma è per la prediction della classifica finale della Serie A. Già. Video che abbiamo fatto anche l'anno scorso, avevamo avuto dei problemi di microfono, quindi non si sentiva bene. Speriamo che quest'anno le cose vadano un po' meglio. Almeno potete sentire bene la nostra classifica. Poi, come al solito, alla fine dell'annata vedremo chi ci è andato più vicino, chi ne ha preso di più, chi ne ha preso di meno. L'anno scorso è stata una sfida combattuta, mi pare di aver fatto qualcosina meglio io. Non mi ricordo. Però lei nei pronostici aveva fatto molto meglio. Quindi. Quindi proviamo dalla 20ª alla prima posizione a indovinare quella che sarà la classifica finale della Serie A. Ovviamente l'abbiamo fatta separatamente, non ci siamo guardati. Vediamo, insomma, alcuni risultati, alcune posizioni sono rimaste uguali, altre sono diverse. Partendo dalla 20ª posizione, che è uguale. Chi abbiamo messo al 20ª posto? Frosinone. Spiace, amici... Come si dice? Frosinati? Frosinonesi? Non lo so come si dice. Comunque, insomma, tra le neopromosse mi sembra la squadra un pochettino più... come posso dire? Più debole, o comunque quella meno attrezzata per la Serie A. Quindi così, per non saperne leggere né scrivere, mi verrebbe da dire che Frosinone è quella che potrebbe retrocedere come ultima in classifica. Poi non si sa mai, l'anno scorso era la crema... Java! Sa Java che sta strappando rami dai siepi, vabbè. E l'anno scorso era la Cremonese, quella meno attrezzata, alla fine ultima è arrivata la Sampdoria però. Abbiamo una special guest tra di noi che stava rompendo troppi rametti delle siepi, allora l'abbiamo portata dentro il video. Esatto. Comunque, anche Java concorda che il Frosinone arriverà ultimo in classifica, quindi attenzione perché lei con i pronostici è brava. In genere si mettono due delle neopromosse su tre a retrocedere, no? Quella è un po' la media, due delle neopromosse retrocedono e una no. Quest'anno invece abbiamo fatto cose diverse, perché secondo me sono venute su squadre forti comunque. Esatto. E quindi alla fine, al 19esimo posto, non abbiamo messo una neopromossa, ma una squadra che già era in Serie A. Nel mio caso io ho messo il Lecce al 19esimo posto. Io invece ho messo l'Empoli. Due squadre che l'anno scorso si sono salvate, chi con più patemi, chi con meno. Il Lecce si è salvato le ultime giornate col rigore del milanista Colombo, attualmente al Milan. L'Empoli ha fatto un campionato onesto, partito bene, poi un po' così, diciamo, si è un po' adagiato sugli allori, ma alla fine è riuscito a salvarsi. Quindi, secondo noi, quest'anno potrebbero non farcela. Vediamo chi avrà ragione di due. Al 18esimo posto, invece, ho messo una squadra che potrebbe essere un po' una sorpresa, ma forse no. Il Verona. Io invece ho messo il Lecce. Lei appunto il Lecce la mette uno sopra. Io ho messo il Verona perché il Verona, sapete cos'è, l'anno scorso l'avevo messa tipo a metà classifica, ma ha fatto un pessimo campionato. Mi sembra sia mossa granché sul mercato, ovviamente non è che conosco il mercato di tutte le squadre della Serie A, però soprattutto c'è quel retrogusto del Verona che si è salvata nello spareggio arrivando a pari punti proprio per rotto della cuffia. Secondo me quest'anno c'era la vendetta divina, alla fine il Verona retrocederà. Io invece penso che vincerà, arriverà di nuovo lì per retrocedere, poi a fine si salva, e quindi dico il 17esimo Verona. Tant'è che appunto l'ha messa al 17esimo posto il Verona. Invece al 17esimo posto ha messo il Cagliari, una delle squadre neopromosse, ritornate in Serie A dopo il purgatorio della Serie B. Però Cagliari è comunque una squadra che ha grande tradizione in Serie A, insomma. La squadra del popolo sardo, una nazionale del popolo sardo, quindi secondo me un po' a fatica, ma riuscirà a salvarsi, quindi la prima delle salve del Cagliari. Andiamo avanti con le posizioni, quelle un po' più tranquille. Al 16esimo posto io ho messo l'Empoli, che lei aveva messo il 19esimo. Io ho messo il Cagliari. Per l'appunto? Ne siamo invertite. Con poca differenza, anche secondo lei il Cagliari salva di poco, secondo me invece l'Empoli potrebbe di nuovo fare un campionato dove si salva di poco. E al 15esimo posto qua abbiamo messo la stessa squadra, abbiamo messo il Genoa. Il Genoa, altra squadra neopromossa, però altra squadra con grande tradizione in Serie A, insomma è stata tanti anni in Serie A, è una squadra, un habitué della Serie A, anzi ha anche vinto tanti campionati decenni e decenni addietro, ormai penso forse un secolo fa, però comunque è una squadra che ha una tifoseria appassionata, anche in Serie B era sempre piena, insomma lo stadio del Ferraris di Genoa, quindi secondo me ci potranno salvare senza grandi patemi. Al 14esimo posto abbiamo messo di nuovo la stessa squadra. La Salernitana. Salernitana che non era così comune in Serie A, ma ormai è un paio di anni che è in Serie A. L'anno scorso mi sa si che... Si è fatta valere. Si è fatta valere,
Ha fatto ottime partite, un ottimo campionato l'anno scorso con il nuovo allenatore, dopo aver mandato via Nicola. Secondo me la vedo bene la Salernitana, che può di nuovo riuscire a salvarsi senza tanti patemi. Sta diventando comunque una squadra abbastanza abitudinaria in Serie A, quindi credo che possa fare ancora un'altra annata. Al tredicesimo posto, leggermente peggio dell'anno scorso, ma comunque un ottimo campionato, ci abbiamo messo di nuovo la stessa squadra per la Il terza volta in fila, Monza. il Monza. E io l'ho messo lì perché secondo me è un'ottima squadra, anche ha fatto un buon mercato, ha preso alcuni scarti dell'Inter che comunque al Monza possono fare bene, come Gagliardini e D'Ambrosio. L'ho messo un po' indietro rispetto all'anno scorso perché secondo me il fatto che è morto comunque Berlusconi, il presidente del Monza, potrebbe avere un impatto comunque, no, sulla stagione del Monza. No, così, mi è venuto a pensare a questa cosa, quindi l'ho messo a qualche posizione indietro. L'anno scorso mi pare sia arrivato undicesimo al Monza, quest'anno l'ho messo tredicesimo. Io invece, non so perché l'ho messo tredicesimo, sono andata un po' Ti istinta in sta realtà. bene? Non ho ragionato Tanta metà molto. classifica più o meno, spesso sono simili come punti. Esatto, infatti le prossime tre. Sì, al dodicesimo posto io ho messo il Sassuolo. Io ho messo l'Udinese. Sì, per me Sassuolo magari un po' una delusione, perché per me è una rosa che può arrivare anche decima nona, ma l'anno scorso ha fatto male, è stata, mi pare Serie A tipo quindicesimo, comunque è stata lì lì, neanche troppo lontana dalla zona di retrocessione, e secondo me Sassuolo di nuovo potrebbe fare un campionato un pochino meglio, ma non ai fasti di quando arrivò addirittura sesta anni fa, ecco, anche perché vende spesso i suoi pezzi importanti, stavolta ha venduto Frattesi, Frattesi. quindi non lo so. L'anno scorso ha venduto Scamacca, comunque ogni tanto vende e non sempre riesce poi a ricomprare altrettanto bene. Io lo Sassuolo l'ho messo undicesimo, quindi sempre lì in quelle posizioni, diciamo, di mezza classifica. Tu hai messo Io ho scambiato con lei, ho messo l'Udinese, l'Udinese, l'undicesimo, lei aveva messo l'Udinese all'undicesimo. L'Udinese secondo me è squadra che negli ultimi anni si sta facendo valere in Serie A, l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato, partito benissimo con l'Udinese in zona Champions nelle prime 7-8 giornate, poi inevitabilmente è calata. Ha comunque una buona squadra, anche se ha fatto vendite importanti, sembra Samardzic, al momento in cui registriamo non l'ho capito perché sembrava fatta con l'Inter, ma poi il procuratore ha cambiato le carte in tavola, non lo so, comunque credo Samardzic non ci sarà più, che era uno dei loro giocatori più interessanti, però Udinese è una squadra molto solida che arriva sempre tranquilla a metà classifica e quindi secondo me può arrivare undicesimo. Al decimo decimo posto abbiamo posto, messo la stessa squadra, la sua squadra. il Bologna. Diciamo una posizione che ormai il Bologna da qualche anno riesce più o meno a raggiungere, diciamo, sempre lì in quelle posizioni centrali. Non credo possa fare molto di più, e quindi secondo me decimo posto ci sta. Sì, anche per me il Bologna è una buona squadra. L'anno scorso ha fatto un ottimo campionato. Mi Quest'anno ha venduto pare sia Arnautovic. arrivato nono il Bologna l'anno scorso, se non sbaglio. Comunque intorno a nona decima posizione. Venduto Arnautovic, sicuramente una perdita importante. Sono curioso di vedere Zirkzee, che secondo me è un buon giocatore. Magari giocherà titolare o magari arriverà un altro attaccante. Ovviamente registriamo a Ferragosto, quindi ancora mancano 15 giorni di mercato. Possono ancora accadere delle cose. Però, insomma, la vediamo da metà classifica. Andiamo nella parte, o meglio, parte sinistra partiva dal Bologna. Comunque, top 10 parte col Bologna. Andiamo avanti con il nono posto. Io ho messo una squadra che secondo me ci sta al nono posto, il Torino, più o meno il valore è quello. Lei ha messo Io ho una messo una sorpresa. sorpresa, ho messo la Roma, perché La Roma, nono secondo me posto. Mourinho non riesce a infondere fiducia alla sua squadra. È una spacca squadra, Mourinho. Sì, esatto, quindi secondo me l'unica cosa che potrà accadere Si è appoggiata. sarà che la Roma arriverà, insomma, in una posizione non congrua alla sua squadra. Diciamo che il nono posto sicuramente sarebbe una grossissima delusione per la Roma e i suoi tifosi. Ha detto che Mourinho in effetti con sempre poste, non mi comprano nessuno, e poste contro la società, insomma non si sta facendo voler bene alla società. Alcuni tifosi credono ancora in lui, alcuni meno. Vediamo se riuscirà con questa squadra che non ha fatto tanti acquisti, certo ha tenuto Dybala, è arrivato negli ultimi giorni Paredes, Ndicka, è arrivato Renato Sanchez, che però è rotto alla metà delle partite, non lo so. Anche a me è una squadra che non dà molta fiducia, ma l'ho messa un po' più in su, ora vedremo dove. Io ho messo il Torino nono perché secondo me quello è il valore della squadra, una squadra che può arrivare, se fa un campionato al massimo delle sue potenzialità, nono, e vedo che riuscirà a fare un campionato al massimo delle potenzialità. E io invece il Torino l'ho messo ottavo. Addirittura più sopra, quindi Torino che avrebbe un campionato eccezionale, secondo me, per le sì, sue magari. potenzialità. In ottava ci ho messo la Fiorentina invece.
Fiorentina che in questi ultimi anni ha sempre bazzicato intorno al settimo, ottavo posto e secondo me anche quest'anno la Fiorentina qualche acquisto l'ha fatto, anche qualche cessione importante come quella di Cabral. Vedo la Fiorentina sempre lì, intorno all'ottavo posto. L'anno scorso è partita male nelle zone basse della classifica, poi ha recuperato e è arrivata proprio ottava, poi ha preso il posto della Juve in Conference per la squalifica della Juve. Quest'anno secondo me replicherà un campionato simile, poi vedremo se sarà così o meno. Settimo posto, entriamo nelle zone europee, posizione che consentirebbe la qualificazione alla Conference League. E io ci ho messo la Roma, proprio la Roma. Ecco, Io ho messo la Fiorentina. la Fiorentina, anche uno step in più, campionato quindi da Conference di nuovo, sarebbe il terzo anno di fila che la Fiorentina si qualificherebbe in Conference, 2 anni per meriti e 1 anno per la squalifica della Juve, però insomma, sarebbe comunque importante. Esatto, secondo me ce la può fare. E la Roma, io per le ragioni che ho detto prima, non mi convince granché come squadra, anche a me Mourinho secondo me non vede l'ora di andarsene. Non lo so, vedo una Fiorentina, scusate, una Roma un po' in difficoltà quest'anno. Poi magari ci stupirà e farà un gran campionato, arriverà nei primi 4 posti, però secondo me più o meno la rosa è intorno al sesto, settimo posto come valore. Sesto posto, io ci ho messo, attenzione, attenzione, l'Atalanta. Io ho messo la Lazio. Era anch'io deciso con la Lazio, però ho fatto un ragionamento. La Lazio alla fine l'anno scorso, pur non avendo questa rosa meravigliosa, è comunque arrivata seconda in classifica. Quindi va dato merito a Sarri di aver fatto girare bene i propri interpreti. Va detto però che quest'anno non ha comprato praticamente nessuno e ha venduto una pedina importante come Esatto. Milinkovic-Savic. Mettici Immobile che comincia a avere i suoi 35 anni, qualche acciacco di più, qualcosa potrebbe perdere. Secondo me non abbastanza da arrivare dietro l'Atalanta, anche se attenzione perché l'Atalanta può essere un po' la mina vagante. Ha fatto tanti acquisti, il Bilal Touré, Kolasinac, Scamacca, forse De Ketelaere, sembra, è un po' sta, va avanti, sta la tiritera. De Ketelaere però, cioè, Ma non è De non Ketelaere. so se è un valore All'Atalanta aggiunto. potrebbe far bene, poi vedremo, insomma, se arriverà lo valuteremo. Sicuro quest'anno capocannoniere Può darsi. Comunque De l'Atalanta che l'anno scorso mi pare sia arrivata in realtà quinta, c'è un po' confusione perché mi pare quinto posto, perderebbe una posizione, è un po' diciamo controproducente visto il mercato, però anche è vero che tanti nuovi da amalgamare, e ripeto, potevo scambiare con la Lazio ma non volevo far scendere troppo la Lazio e avevo già in mente le mie prime quattro in classifica. Che ovviamente sono, non in questo ordine, Juve, Napoli, Milan e Inter, le quattro secondo me più forti. Tu hai messo appunto invece sesta la Lazio. Ho messo sesta la Lazio e quinta l'Atalanta. Esatto, quinta l'Atalanta e al contrario quinta la Lazio. Le ragioni le ho appena dette sul mercato di Atalanta-Lazio, quindi direi che c'è poco da aggiungere. E arriviamo ai primi 4 posti, quelle che sono secondo me ancora le 4 squadre più forti della Serie A, poi l'ordine è difficile prenderlo. Sì. Al quarto posto entrambi siamo concordi sulla squadra che deve occupare quella posizione alla fine del campionato. Juventus. Juventus. Alla fine ha sempre il suo allenatore. Che non so quanto valore aggiunto sia, Allegri, No, però. appunto, quindi dico, non ce li vedo andare più su. Tanto la Juve non ha fatto Non mercato, ha al fatto momento. mercato perché c'ha i soldi Al momento sì, e poi non può. problemi, tutti i problemi che ha avuto di bilancio e quant'altro. Ha preso solo Weah, giovane interessante, ma pur sempre un Un giovane. giovane. Sì, diciamo la squadra La è squadra è buona, forte. comunque. L'anno scorso sul campo sarebbero arrivati terzi, quindi non si può dire Esatto. che non siano mai. Però non lo C'è so. sta cosa di Pogba che è sempre rotto. C'è da dire che la Juve quest'anno non avrà le coppe, e questo potrebbe anche fargli fare qualche salto in avanti in più in classifica. Però alla fine, secondo me, le 3 squadre che ho messo sopra Ma non è sono detto. complessivamente superiori. Poi vedremo. La Juve è una squadra che sappiamo in campionato può comunque fare bene perché è una squadra che quelle piccole non sbaglia tanto, e quindi è una squadra che di punti ne macina. Alla fine abbiamo deciso di mettere la quarta. Vedremo. Al terzo posto, e qua c'è una netta differenza. Tu ci hai messo? L'Inter. L'Inter terza e io ci ho messo, incredibile, il Milan, la mia squadra, nonostante il mercato che a parte la vendita di Tonali è stato abbastanza faraonico con 120 milioni investiti, tanti giocatori acquistati, la tre quarti, l'attacco rifatto, il centrocampo rifatto, secondo me il Milan comunque arriverà terzo perché comunque, a parte che la perdita di Tonali è importante, ma quando compri così tanti giocatori, abbiamo visto anche queste amichevoli estive, ci vuole un po' per trovare il modo giusto per farli giocare, per trovare la Sicuramente. famosa amalgama tra i giocatori che non si Ma conoscono infatti, molti. secondo me, inizialmente il Milan avrà un po' di difficoltà, non vincerà subito tante Ricordiamo anche che il Milan ha un partite. calendario iniziale difficile, partendo
partite molto difficili. Il derby, la A partire Roma, dal Bologna. Bologna, il Torino, no, tutte squadre, se non è che dici inizia con due È neopromosse, no, vero. ha un campionato già tosto all'inizio, anch'io mi aspetto almeno che perda dei punti all'inizio. Quello è vero, però allo stesso tempo, secondo me, poi quando ingraneranno, insomma, potrebbero E invece arrivare sull'Inter terza che mi dici? i nomi. Sull'Inter terza, che quest'anno, vabbè, non c'è più Lukaku, che va bene, Lukaku si è comportato male, eccetera, però l'anno scorso, oltre all'infortunio, Sì, quando sul si è finale ripresa di l'infortunio. campionato ha fatto tanto. Sì, ha fatto bene. Quindi, a mio parere, è una perdita importante. Non hanno comprato coso, quello che hanno fatto manco un gol nelle Turam. amichevoli. Thuram Sì, Turam finora non benissimo non ha nelle fatto amichevoli. neanche un gol nelle Hanno amichevoli, preso quindi Arnautovic come altro attaccante. Arnautovic, che per carità, forte, C'ha la sua però età, i suoi alla sua acciacchi. età e l'ultima parte di campionato al Bologna non l'ha giocata, quindi cioè, alla fine È magari stato aveva l'acquisto dei... low cost, dai. Eh sì, infatti è stato un acquisto per fare il quarto attaccante, però a mio parere l'Inter pecca molto in attacco, perché ok Lautaro, ma Lautaro uguale va un po' a periodi, Sì, c'ha cioè il sempre il periodo in periodo dove non cui segna. fa mille gol e il periodo in cui non fa E se gli niente. entra quel periodo quando non segna neanche Thuram o chi per lui, comincia a diventare un problema. Poi ha detto che ha fatto molti acquisti buoni a centrocampo. Sì, Comunque esatto. Frattesi, forse Samardzic, non ho capito ancora Infatti se no, arriverà o meno. l'Inter sicuramente è una buona rosa. Da terzo posto a mio parere, però. Può stare, come può arrivare più su? Io l'ho messa più in su. Rimangono due posizioni, la prima e la seconda vanno dette praticamente insieme perché per esclusione. A Esatto. me rimangono Napoli e Inter, a A lei me rimangono Napoli Napoli e e Milan. Milan. Al secondo posto io ci ho messo, e poi di conseguenza si capirà il primo, rullo dei tamburi, il Napoli e quindi l'Inter primo. Invece lei al secondo posto ci ha messo Il Napoli e e quindi il Milan. La moto La ci ha rovinato il moto ha momento voluto topico. togliermi questa E cosa, quindi hai però. messo il Milan dove? Primo. Primo, incredibile. Ma io ci spero tanto che abbia ragione lei. L'anno scorso ho messo io il Milan Allora, primo e gli ho portato male. quello che dico, appunto, ripeto, è che secondo me il Milan comunque ha fatto un buon mercato, a parte che ha perso Tonali. Se Che già ha riesce, fatto è benissimo una con il scommessa Newcastle. la mia, però se riesce ad amalgamare tutti questi acquisti in maniera ottima, deve amalgamarli, all'inizio avrà un po' di difficoltà, però magari potrebbe anche vincere il campionato. E il Napoli? A Napoli secondo, così un in passo dal realtà. sogno del secondo scudetto di fila storico. Esatto, ho pensato, dai, due scudetti di fila veramente? Oh, magari Il sì, Napoli è però forte, però va detto anche, le ho messo ci sono secondo per tante questa. squadre che si Sì. equivalgono, L'ho messo secondo per questa dici? ragione. Prima perché comunque ha perso Kim, che è una perdita importante. Poi magari il nuovo sostituto, che non mi ricordo neanche come si chiama, l'hanno È preso. ancora più Non so forte, dove. Magari può magari. essere più forte perché Napoli è famoso come con Kvaratskhelia, Kim a prendere giocatori semi sconosciuti e poi Sconosciuti. diventano fortissimi. Esatto. Però secondo me la perdita importante del Napoli è Spalletti. Spalletti. Cioè Spalletti voleva dire tanto. E Garcia non lo so se riuscirà a replicare lo stesso campionato. Oppure se la squadra è valida, ripeto, comunque Osimhen c'è, Kvaratskhelia c'è. Non è che. E secondo me l'Inter, nonostante tutto, resta ancora la squadra più. Per me già l'anno scorso l'Inter era forse la squadra più forte, ma il Napoli ha fatto un campionato strepitoso e Sì. quindi giustamente ha vinto. Per me l'Inter, nonostante tutto, nonostante la cessione comunque di Onana e Brozovic, la cessione di Dzeko e Lukaku, cioè la perdita di Dzeko, sono tutti giocatori importanti, Skriniar, che già l'anno scorso non giocava più, sono perdite importanti. Però al di là, davanti dove l'Inter si è indebolita, e questo è 100% sicuro, perché Lukaku e Dzeko secondo me sono 20 spanne sopra Arnautovic e Thuram. Però a centrocampo, perso Brozovic è vero, ma resta molto forte. Se Samardzic arriverà è molto valido, anche già concorda, infatti l'ho detto io. Ci sta Frattesi, che secondo me, per il 3-5-2 dell'Inter è perfetto, farà anche tanti gol. Io ve lo consiglio anche per il Fanta Frattesi, potrei anche pensare, faccio un pensierino. Comunque a centrocampo c'è Barella, Mkhitaryan, Çalhanoğlu. Dietro, perché ha preso questo Bissek che non lo so, non lo conosco, però. Diciamo la difesa Acerbi, Darmian, De Vrij, Bastoni, quei quattro non mi danno grandissime garanzie, però secondo me l'Inter è molto forte a centrocampo. Comunque va detto che queste prime quattro ognuna aveva i suoi problemi. La Juve non ha fatto mercato, il Milan tutti nuovi da sì, esatto. amalgamare, il Napoli che ha perso Spalletti, l'Inter ha fatto un po' mezza rivoluzione. Possono andare in qualunque modo queste quattro posizioni. Noi le abbiamo messe così, vediamo se Vedremo come sarà andranno. giusto o meno. Queste le nostre posizioni e le nostre motivazioni dietro alla nostra classifica finale della Serie A. Mi raccomando, nei commenti vogliamo vedere la vostra classifica, commentarla, Vi vedere le aspettiamo. differenze.
in tanti. Noi vi salutiamo e vi saluta anche questo cagnolino che è qui. Giava, saluta. Che dici? Ciao. Che dici? Ciao Giavina. Ciao. Rimanete sintonizzati perché nei prossimi giorni arriveranno anche i pronostici della prima giornata. Riparte la rubrica e arriveranno dei pronostici speciali. Vedrete a brevissimo. Ciao ciao.